Ovviamente noi faremo una serata dedicata al direttore Troisi, cioè lui sarà qui dietro, tutti in sala, e lui farà uno contro tutti, perché c'era una vecchia trasmissione di Maurizio Costanzo, in cui il direttore risponderà alle domande di tutta la platea. Diamo adesso la parola ad un altro abitué di questi nostri incontri, che è l'architetto Formato. Prego. Sì, buonasera a tutti. Ragionando sul tema della conferenza di questa sera, recupero del centro storico, mi sono posto naturalmente la domanda di come declinare questa questione, no? Così ampia, così teoricamente complessa, innanzitutto in questa sede, che è una sede politica e anche una sede in cui bisogna essere divulgati. Ma in secondo luogo, però è la questione più interessante, a Casoria, cioè in questo posto. Da un certo punto di vista noi non possiamo ignorare, no, il video che abbiamo visto prima è molto interessante, è anche molto, la dice molto lunga sulla condizione dei luoghi. Parlare di recupero e parlare di centro storico in questa nostra condizione, che cosa vuol dire? Questa è la domanda principale che noi ci dobbiamo porre. E io, un po' provocatoriamente, diciamo, questa sera voglio provare a esporre questa tesi, che però penso che sia una tesi che andrebbe sviluppata all'interno del dibattito cittadino e anche in vista, diciamo, di una riforma del piano urbanistico comunale, ma non solo di una riforma burocratica del piano urbanistico comunale, ma anche e soprattutto di concreti interventi di recupero, appunto, come tema di questa sera, o di rigenerazione urbana, come forse sarebbe meglio dire, come quelli ad esempio che abbiamo visto prima illustrati dall'architetto Moffa, che come al solito sembra proprio fatto apposta, ma noi non ci parliamo prima delle conferenze. Ecco, questa breve, diciamo, introduzione è il titolo dell'intervento che ho provato a chiamare Trasformare per conservare. La tesi è questa, diciamo, la ribadisco, diciamo, ed è ovviamente provocatoria, è che in una condizione come quella di Casoria in realtà non si potrebbe ad essere sensati né parlare di recupero né di centro storico. Cioè dovremmo provare forse a uscire, no, dalle retoriche consuete e politicamente corrette in una condizione come questa e cominciarci a chiedere, un po' come uscire prima dalla sala, cioè, ma com'è, non c'è più lo splendido odore dell'orologio? Com'è che di questo giardino non si parla? Com'è che è successo qualcosa qui che il video delle studentesse, diciamo delle ragazze, della ragazza che è intervenuta prima, mi sembra dirla lunga, appunto, no? Cioè noi non siamo a Bologna, non siamo, diciamo, in condizioni in cui si può fare, diciamo, un tipo di lavoro, diciamo, pulito. Da un certo punto di vista ci dobbiamo sporcare le mani in una condizione molto più farraginosa, molto più complessa, molto più, diciamo, compromessa in un certo senso. Però è anche vero che, diciamo, dall'altro lato della medaglia, questa condizione così complessa, Bernardo Secchi, che è un urbanista molto famoso, la chiama Extreme City, Napoli Extreme City, che poi anche come la chiama Cesaro, che è una cosa abbastanza divertente, non vorrei che si fossero, diciamo, che si fossero contaminati, perché quando Cesaro è intervenuto alla World Urban Forum parlò dell'area metropolitana di Napoli come condizione estrema, no? Quindi un po' orecchiato forse Secchi. Ma che cosa vuol dire condizione estrema? Vuol dire che però c'è da imparare da questa condizione. Cioè, se uno si mette di fronte a questa condizione con gli strumenti classici e politicamente corretti del fare urbanistica nel nord Italia o negli altri posti d'Italia, probabilmente non ne cava molto dal buco. Viceversa, se uno si mette partendo dalla realtà, forse anche da quei video, oppure da giri, da esperienza di urbanistica partecipata, dal territorio, a capire delle questioni, viceversa potrebbero diventare anche utili per capire meglio quelle questioni, diciamo, che poi non sono tanto diverse dalle napoletane, cioè le altre questioni
che si trovano nel resto d'Italia. Ecco, naturalmente torniamo un attimo alla questione in oggetto, e questa diapositiva l'ho fatta già vedere, questa immagine a sinistra nella diapositiva l'ho già fatta vedere l'altra volta, ed è un confronto molto semplice da leggere tra la condizione del 1905 e la condizione del 2005 nell'area metropolitana. Vedete, diciamo, la grande proliferazione della città intorno agli antichi centri, non chiamiamoli ancora centri storici, perché la nostra scommessa è cercare di dimostrare che questi non sono centri storici, no, abbiamo detto, ma chiamiamoli centri urbani oppure agglomerati urbani storici. Intorno a questi centri è successo qualcosa, che è questo che si vede invece nella parte a destra della diapositiva, e che è riferita alla città di Milano. Quindi vedete che c'è poi una grande consuetudine, una grande comunanza, al di là delle differenze geografiche e anche della scala degli interventi. Cioè, intorno ad ognuno di questi centri c'è stata un'espansione che è stata quella di cui abbiamo parlato nella conferenza precedente, no? Quindi abbiamo parlato dell'espansione massiva degli anni 50 e 60. E questa espansione che ha fatto nascere il centro storico, non esiste come dato in sé, è il centro storico di un'espansione massiva, che è l'espansione del dopoguerra. In quel momento diventa centro. E perché diventa centro? Perché l'espansione massiva del dopoguerra assume, in un certo senso in maniera parassitaria, no? Cioè si aggrappa alla rete stradale, alle infrastrutture, alla cultura urbana, che era la cultura urbana di quel paese, no? Quindi dell'antica Casoria. Cioè i palazzi, i condomini, l'espansione degli anni 50, 60 e 70 è gemmata su di una struttura preesistente, che è quella storica. Questo vuol dire centro storico, cioè è al centro di un'altra cosa. Prima cosa. Seconda cosa, perché poi 100 anni dopo, 50 anni dopo la nascita del centro storico, questo centro storico oggi, e particolarmente in condizioni come quelle a nord di Napoli, come si presenta? Si presenta come una periferia. Paradossalmente questo cuore della città, cioè da dove è nata la città, da dove è nato, diciamo, l'espansione, a un certo punto collassa, in un certo senso. Per cui noi sappiamo, tutti noi abbiamo l'esperienza diretta, paese più, paese meno, che in realtà i nostri centri storici sono delle grandi periferie. Dal punto di vista sociale, molto spesso sono diventati, diciamo, dei ghetti per gli extracomunitari in molte parti, in altre parti sono diffusamente sottoutilizzati, e comunque ci troviamo di fronte ad un paesaggio urbano, diciamo così, che è questo. Questa è una casa scorta in via Barrio Ludovico da Casoria, una foto presa dalla relazione del CUC 2008, in cui si vede bene che, insomma, applicare i metodi canonici del recupero e del restauro urbanistico per una condizione come questa è piuttosto complesso. Al di là, diciamo, della fascia ironia sulle balaustre, diciamo, che vengono utilizzate, sugli altri elementi e orpelli, diciamo, delle tante ristrutturazioni, no, di questa antica corte. Ecco, qui fare quello che si fa a Bologna potrebbe non funzionare, diciamo, per una serie di ragioni. La cosa divertente, interessante, diciamo, che ancora una volta fa capire come questa condizione estrema dell'area metropolitana di Napoli abbia molto a che fare con quello che in realtà è lo spirito più profondo, no, della contemporaneità. Non è una cosa, non è che perché è alla periferia, diciamo, dell'impero, da un certo punto di vista, sia diverso da quello che accade al centro dell'impero. Anzi, è molto simile, anche se con caratteri molto diversi. Queste immagini che vedete sulla destra riguardano una città americana, Detroit, un'antica capitale industriale degli Stati Uniti d'America, dove è nata la Ford, dove c'è a tutt'oggi il quartier generale della Chrysler, diciamo, la grande capitale dell'industria novecentesca automobilistica, che ha fatto esattamente la stessa fine che hanno fatto i nostri centri storici. In che senso?
Queste foto che vedete sulla destra riguardano il teatro cittadino, il teatro dove Henry Ford, insieme agli altri notabili della città, negli anni 30 del Novecento andava a sentire l'opera lirica. Oggi il centro di Detroit è talmente collassato e vuoto perché si è suburbanizzata la città, cioè si vive tutti nelle casette sul bordo, no? Nella Edge City, sulla città a bordo, che il cuore vuoto è diventato questo, cioè il grande teatro, diciamo, cittadino, è diventato un parcheggio multipiano. Primo punto, vedete che immagine incredibile. E il centro di Detroit, della grande Detroit, oggi è un insieme di palazzi fatiscenti e vuoti, il più delle volte in vendita per decenni, per anni e anni, senza che nessuno li acquisti, fin quando non crollano o in altri casi vengono riconquistati da una natura spontanea, sempre più forte e sempre più interessante. Sul margine a sinistra ho messo una foto presa da un'agenzia immobiliare online che riguarda un caso simile, cioè un palazzo del centro storico di Casoria, 900 metri quadri in vendita a 300.000 euro. Diciamo, come dato è anche molto interessante, no? Perché vuol dire che c'è un prezzo bassissimo che dipende da questa grave di marginalizzazione e di periferizzazione del centro. Per cui vedete, diciamo, anche qui come a Detroit, il centro della città è sempre più vuoto e sempre più periferico. Rispetto a questa condizione paradossale, diciamo, ci sono alcuni vantaggi e alcuni svantaggi, di cui naturalmente però bisogna tener conto se si vuole tenere piedi per terra. La prima cosa che bisogna sottolineare è che in realtà recuperare questi centri ha a che fare molto di più in questa fase con un'opera di trasformazione che non con un'opera di semplice restauro. Cioè non siamo di fronte ad un mobile del Settecento che va lucidato. C'è qualcosa di più complicato, che non riguarda soltanto il mobile in sé, ma riguarda dove il mobile è. Cioè noi non siamo più nella condizione rappresentata da questa gradimetria, in cui i centri storici, anzi gli agglomerati storici, hanno un rapporto diretto con la campagna, no? Cioè gli antichi centri di queste città, tra cui quello di Casoria, in realtà è un'unica cosa con la campagna, è un'unica cosa con lo spazio aperto che si contrapponeva al centro. Non c'è, diciamo, un centro antico di Casoria senza campagna di Casoria. Di conseguenza, il fatto che il centro di Casoria sia diventato il centro storico della Casoria moderna, quindi si sia addensato intorno ad esso una enorme quantità edilizia, anche molto invasiva e volumetricamente pesante, vuol dire che in realtà, se si volesse fare veramente il restauro del centro storico di Casoria, bisognerebbe lavorare sui bordi, cioè bisognerebbe cercare di riportare almeno a tratti, diciamo, ricreando un rapporto particolare tra questo ambito romano storico e il suo contorno. Adesso cerco di spiegarvi meglio. Innanzitutto queste sono le diapositive che spiegano un po', diciamo, attraverso delle immagini quello che in realtà già vi ho detto, quindi sorvolo molto velocemente, cioè la conseguenza della Edge City, cioè della città a bordo, e il fatto che poi in realtà la vera città contemporanea, se non è più al centro, dove è lungo le superstrade e nei centri commerciali e negli outlet e nelle grandi infrastrutture che si trovano sul bordo, e questo l'abbiamo detto un'altra sera, diciamo, però vale la pena ribadirlo. D'altro canto, succede che oramai quel rapporto dimensionale, quel rapporto posizionale tra centro e periferia si è talmente frammentato che in alcuni punti, questa è un'immagine che in realtà riguarda una pendice del Monte Somma, però è significativa, si è talmente frammentata che poi in realtà non c'è neanche più proprio una logica posizionale che tiene i tessuti storici al centro, per cui si è talmente frammentata che in alcune parti che vengono definite della città diffusa c'è una continua, diciamo, frammentazione, una continua esplosione e commistione tra villettopoli, diciamo così, e quello che resta della campagna. Ma questo in realtà è un discorso che tocca solo in parte Casoria, perché Casoria in realtà è invece un posto dove l'agglomerazione è molto densa, è molto compatta e dipende molto di più da una
costruzione tradizionale a un certo punto di vista. Ecco, allora, un'immagine presa dal PUC 2008. Il PUC 2008, questa è un'immagine, diciamo, fa uno zoom sul centro di Casoria. E in verde ci sono tutti gli edifici moderni e colorati di diverse tonalità di rosso, anche c'è un grigio, ci sono gli edifici di origine antica. Allora, l'impostazione tradizionale dell'urbanistica applicata, devo dire, in maniera molto didascalica anche dal PUC 2008, è quella di andare a vedere edificio per edificio quali sono, qual è l'epoca di costruzione, quali sono lo dico molto semplicemente, quali sono i gradi di conservazione degli stessi edifici e quali sono i tipi, cioè le forme degli edifici. E in funzione di questi e altri dati, prospettare una normativa che può essere più o meno particolareggiata circa le operazioni consentite e quelle non consentite. Per due ragioni, questo meccanismo, al di là del fatto se sia stato applicato bene o no all'interno del PUC 2008, che non è una questione che naturalmente in questo momento si può approfondire, porta a delle conseguenze, diciamo, interessanti. Innanzitutto perché in realtà come si fa a pensare di restaurare un edificio se a fianco c'è un condominio pluripiano di 20 piani o di 15 piani? Questo non ha senso, cioè io mi posso mettere a fare il miglior intonaco settecentesco alle facciate o il miglior isolare in legno, ma in realtà se quel giardino ha un se al posto del giardino di quel palazzo c'è un condominio pluripiano, diciamo, farei meglio fare un'altra cosa. Quindi già qui si nota la prima contraddizione, no? La prima poria in questo ragionamento. Diciamo, però questo non vuol dire, e qui vorrei, diciamo, provare a spiegare quello che voglio dire fino in fondo, questo non vuol dire che noi in questo momento dovremmo, secondo me, assumere un atteggiamento, diciamo, che ignora i valori storici o che ignora le preesistenze. Anzi, la conseguenza estrema di questo atteggiamento è portare declinare in questa particolare condizione il concetto di conservazione integrata, che è un concetto fondamentale per chi vuole capire che cos'è il recupero dei tessuti storici, ed è un concetto che nasce e viene codificato tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Ecco, all'inizio ho evocato Bologna, adesso cerco, diciamo, anche se per sommi capi di spiegarvi che cosa succede a Bologna in quel periodo. Questa è un'immagine fatta da una fotografia fatta da un tetto di Bologna e come vedete sullo sfondo del centro si vede una collina. Ecco, allora la prima questione è questa, e questo è il primo elemento della conservazione integrata. Non si dà conservazione del centro storico se non all'interno di un piano urbanistico generale, cioè non si potrebbe avere la conservazione di questo edificio se non c'è anche la conservazione della collina, quindi del paesaggio che sta a sfondo l'edificio. Primo punto. Seconda cosa, che poi è l'argomento su cui più in realtà i restauratori si sono addentrati negli anni, è che non si dà conservazione del centro storico senza conservazione dell'ambiente sociale che lo abita. E su questo mi permetto di fare un'altra considerazione di natura critica, cioè l'ambiente che abita il centro storico di Casoria, per quello che abbiamo detto all'inizio, probabilmente non ha niente di storico, nel senso che c'è una condizione, diciamo, estremamente complessa in questo momento. Ecco, prima degli anni 70, di questa carta che viene siglata da Amsterdam, si chiama Carta di Amsterdam della conservazione integrata, 75, che in pratica recepisce le esperienze di Bologna e di altre città italiane, su cui tra poco ritorniamo, c'è un altro metodo, che però è un metodo che ancora oggi aleggia e che in particolare sembra aver diciamo anche
animato le scelte del PRG del 1980 di Gasori. Questo metodo, detto molto sinteticamente, diciamo, nasce da una tecnica sviluppata nell'Ottocento, che è la tecnica osmaniana. Osman è un prefetto di Parigi che cerca di adeguare la città molto congestionata a seguito dell'esplosione demografica che consegue la rivoluzione industriale, in particolare a Parigi, cerca di adeguarla alle nuove condizioni di vita della modernità. Come lo fa? Inventa questi tagli. Vedete, qui ci sono una foto aerea delle diapositive. Questi grandi tagli nel tessuto compatto di Parigi sono in realtà dei tagli fatti nell'Ottocento e corrispondono a quei segni rossi nella planimetria in basso. Questo vuol dire che il centro di Parigi diventa centro storico, perché intorno a questa nuova armatura urbana, in cui ci bastano le macchine, detto semplicemente, nasce e si sviluppa la Parigi contemporanea. Per di più, il monumento, vedete, al centro della piazza, viene isolato dal tessuto urbano che c'è intorno. Quindi viene fatta una differenziazione tra i monumenti da conservare e gli edifici di bassa qualità, tra virgolette, che possono essere demoliti e vanno demoliti affinché la Parigi antica diventi centro storico della Parigi moderna. Poi Osman si pente di questa scelta, perché quando viene chiamato nel 1870 a Roma e gli chiedono di dare un consiglio per progettare la nuova capitale d'Italia, lui suggerisce, dato che dice che Roma è bellissima, e la Roma medievale con i reperti dell'archeologia romana, non c'è ancora la Roma moderna nel 1870, è la Roma babilonica, no? Osman arriva a Roma e dice no, la Roma moderna bisogna farla da un'altra parte. Questa parte qui, la Roma moderna non deve crescere intorno, diciamo, alla Roma antica, no? Non viene sentito, però in questa cosa ci sta una constatazione molto interessante. Allora, torniamo un attimo alla questione della conservazione integrata e torniamo a un piano, che è il piano di Brescia del 1970, un piano fatto da Leonardo Benevolo. Come vedete, l'impostazione del piano di Bologna, che abbiamo visto da quella fotografia in cui c'è la collina e c'è il tetto dell'edificio del centro storico, è ribadita in questo piano di cui abbiamo parlato già la volta precedente, in cui si vede bene che il centro di Brescia, già centro storico, viene disegnato ed approfondito insieme ad un quartiere di edilizia residenziale pubblica, che è il quartiere San Polo, che si trova in questa parte della città, proprio a sottolineare come le due operazioni siano coordinate, cioè il restauro del centro storico e costruzione della Brescia moderna vanno di pari passo, conservazione integrata. Questo consente di tenere libere una serie di aree che servono a fare da sfondo e da paesaggio a quello che va conservato, no? A quello che va restaurato. Torniamo a Casoria. E torniamo, diciamo, a un pezzo. Non avete bisogno di capire altro, chissà, questo. No, vai regolare. Questo, diciamo, questo andirivieni può essere interessante, però è un po' faticoso, però diciamo io ci provo a fare. Leggiamo queste due righe della relazione del piano urbanistico comunale adottato. Allora, gli interventi, che cosa prevede il PUC per il centro storico di Casoria? Prevede testualmente interventi conservativi dell'edificato dalle origini fino alla prima metà del XX secolo e l'eliminazione delle sperimentazioni successive e dei volumi incongrui. Ecco, questo prevede. Ho cercato di spiegarvi prima come questa cosa, diciamo, vada eliminata in questo contesto. Anche perché chi le fa la demolizione della superfetazione, diciamo, è un ulteriore aspetto da approfondire. Mi avvio alla conclusione con due, diciamo, sottotesi, diciamo, da quella iniziale. Cioè, se noi non parliamo più di centro storico, di che cosa parliamo? Possiamo provare a dire così. Più che sulla conservazione, io ragionerei e declinerei progettando un'idea concreta di trasformazione della città moderna.
e questo non solo per migliorare la città moderna, ma anche per consentire il recupero vero del centro antico. E più che sul recupero parlerei di rigenerazione, perché la parola recupero è legata in maniera quasi esclusiva all'oggetto edilizio. Quella di rigenerazione è invece legata a una concezione più complessa in cui c'è anche la dimensione socio-economica, e quindi è evidente che non si può dare, diciamo, recupero o rilancio del centro di Casoria se non rinasce anche una nuova economia nel centro di Casoria. In questa condizione torniamo alla tesi e cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Se, prima cosa, il centro storico non deve essere più centro storico. Questa è quasi tautologia che vi propongo. Questa immagine dice lunga, questa è la piazza centrale del paese, no? Questa è la piazza del municipio. Non può esserci una aiola sparsi traffico al centro, perché questo vuol dire che questo è il centro del sistema viario. Cioè questa aiola rende questa piazza centro storico. Per di più si vedono sullo sfondo gli edifici alti, no? che rendono praticamente, diciamo, come dire, complesso la declinazione del progetto di recupero, ad esempio, di questo edificio qua. Cioè io non posso andare a normare l'intonaco di questo edificio per recuperarlo e non dire niente su questo qui che gli sta alle spalle. Diciamo che questa cosa qua andrebbe progettata quantomeno insieme. Quindi la tesi è che non è sufficiente, anche se forse necessario, ma sicuramente non è sufficiente vincolare tutto ciò che ha avuto origini prima del 1950, come fa il PUC 2008, c'è invece bisogno di ipotizzare una riforma più complessiva del sistema urbano che gli fa da corona. Ecco, in questa planimetria vedete in giallo tutte le parti più dense di Casoria e capite molto bene, considerando che questo è il centro storico, come queste parti siano proprio gravanti su di esso, quindi questa condizione sia evidente e si rende anche esplicita in queste fotografie in cui vedete edifici bassi, antichi, e poi questi condomini che sono stati costruiti in realtà nei giardini di questi edifici. Non in tutta Europa è stato fatto così, mi rendo conto, un'altra, diciamo, excursus, ma velocissimo. Questo è un paese del sud della Francia in cui vedete il rosso c'è colorato il centro storico, intorno c'è la città moderna e vedete che esiste uno spazio cospicuo tra il centro storico e la città moderna che quindi rende l'uno e l'altro, diciamo, in un certo senso indipendenti. In Italia anche, diciamo, che ci sono delle esperienze molto interessanti. Torniamo alla prima foto della presentazione. Urbino, il collegio universitario di un grande architetto ed urbanista italiano che si chiama Giancarlo De Carlo, viene fatto con un rapporto, vedete, di contrasto con il centro storico che non cerca in nessun modo di emulare, ma con una grande fascia verde che separa l'uno e l'altro. Tenete conto che De Carlo, mentre faceva il progetto del collegio universitario e mentre faceva il progetto del piano di recupero del centro storico, faceva anche l'urbanista condotto, diceva lui, di Urbino, cioè faceva e ha fatto per 20 anni di seguito il piano regolatore di Urbino, cioè ha curato la pianificazione generale. Un'ultima considerazione riguarda un'opportunità che non sottovaluterei in questa fase, in questa congiuntura di crisi economica, e anche considerando il valore fondiario, che oggi probabilmente è molto basso in alcune aree, in alcuni comparti del centro storico. A Bologna, quell'operazione di cui ho parlato prima, che poi è diventata un po' una delle migliori pratiche che viene eseguita in tutto il mondo in questo campo, viene condotta attraverso delle attuazioni di natura pubblica. Cioè il comune acquista dai privati. Anche in quell'epoca, all'inizio degli anni 70, a Bologna c'erano interi quartieri disabitati, quindi li ha potuti comprare a basso prezzo, acquista delle aree dove iniziare ad innescare il processo di rigenerazione. E quindi diventa l'operatore immobiliare e anche, diciamo, edilizio in alcuni casi, che fa partire concretamente questo processo, che poi diventa un processo virtuoso, viene portato avanti
con la partecipazione dei privati, naturalmente. Ma queste sono strategie nel medio e anche nel lungo periodo, rispetto alle quali sicuramente diciamo bisogna fare un approfondimento in una fase delicata come questa, in cui si pensa di andare a lavorare sulla strumentazione urbanistica generale. Però esiste una condizione, e qui torniamo alla presentazione dell'architetto Moffa, che da subito si può provare a mettere in campo, che ha diciamo un legame molto diretto con la strategia di lungo termine, cioè della conservazione integrata, e che può ad esempio ripartire da un insieme di spazi pubblici e da un livello di nuova vivibilità dei tessuti storici. Questa è un'immagine di un piano urbanistico comunale fatto a Bisciano l'anno scorso in un gruppo coordinato da Leonardo Benevolo, che propone una cosa secondo me interessante che si potrebbe provare a declinare anche in questo contesto, cioè a cercare un insieme di spazi che non sono spazi pubblici in questo momento, ma possono essere dei cortili, dei giardini dimenticati, degli spazi inutilizzati, che in questa planimetria sono segnati in azzurro, che vengono individuate come 9 nuove piazze del centro antico, in maniera tale diciamo che questi spazi possono costituire un po' il motore di quella rigenerazione urbana in maniera policentrica nella città. Del resto diciamo l'obiettivo invece dovrebbe essere quello di ricostituire delle continuità non solo pubbliche ma anche di natura ecologica, e questo lo si può fare, come ho provato a dire prima, nel lungo periodo, cioè operando con la trasformazione delle parti urbane. Teniamo conto che sul centro storico di Casoria afferiscono anche molte delle aree dismesse, quindi diciamo queste aree potrebbero essere inserite in questo ragionamento, per cui si possa ricostituire il caratteristico ed antico originario rapporto tra edificazione e spazio aperto, che è poi il vero obiettivo di un restauro urbanistico di un centro antico. Nello specifico, dicevo, si può ripartire dai percorsi pubblici e andando quindi a riqualificare da subito degli spazi con forte valenza pedonale, con la possibilità di nuova aggregazione, con una percezione che da subito segna una linea di frattura tra la concezione cinquantennale del centro storico in cui c'è l'isola sparsi traffico nella piazza centrale, e invece via l'isola sparsi traffico, come abbiamo visto nel progetto che l'architetto Moffa ha presentato da subito. È il contrario, le auto nel centro antico ci entrano pochissimo. All'inizio sarà complicato, come sappiamo dall'esperienza di Napoli, perché Napoli da ZTL crea enormi problemi. Però questo dà anche un segno ai cittadini, se attentamente modulato, ovviamente diciamo con l'attenzione e con le cautele del caso. E soprattutto può e deve segnare una riconquista da parte dei cittadini della dimensione collettiva degli spazi centrali della città, con la collaborazione sicuramente delle scuole, con la possibilità di fare delle installazioni, delle iniziative temporanee, di coinvolgere perché no anche gli artisti del Museo di Arte Contemporanea di Casoria, che è una realtà molto, molto interessante, diciamo, può essere l'occasione per mettere a sistema una serie di innovative diciamo pratiche, oltre che di idee che possono essere diciamo a lungo termine declinate. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.